Cibus 2018, ci troviamo allo stand della Surgital e siamo in compagnia di Elena Bacchini, la responsabile marketing dell'azienda. Buongiorno Elena. Buongiorno. Benvenuta dinanzi agli schermi di orecatv.it e nulla di meglio che andare a intervistare la responsabile marketing di una delle aziende più sviluppate nel comparto del fuoricasa per la produzione di pasta surgelata. È così? Fresca surgelata. Fresca surgelata. Elena, oggi Surgital è una vera e propria realtà che ormai non si ferma solo al territorio italiano. Quando nasce Surgital e come si è sviluppata in tutti questi anni? Surgital nasce 38 anni fa, nel 1980, e con la consapevolezza fin dall'inizio di voler servire la ristorazione. E soprattutto con la passione e con l'amore verso il territorio dove si è sviluppata l'azienda, che è la Romagna, e della pasta fresca. Quindi è un laboratorio che nasce in 45 metri quadrati, proprio come un classico laboratorio, come ce ne sono ancora. Fatto ancora, Steve Jobs, insomma. Infatti uguale, e come ce ne possono essere ancora tanti in Romagna, che poi si sviluppa grazie a che cosa? Alla perseveranza incredibile dei fondatori, signori Bacchini, che fin dall'inizio hanno creduto immediatamente nel metodo della conservazione del surgelato, quindi questo metodo molto naturale che permette di mantenere il prodotto fresco e di andarlo a proporre ai ristoranti, prima dei paesi limitrofi, poi della regione, poi organizzandosi con una struttura commerciale, siamo arrivati dove siamo arrivati oggi. Ecco, oggi che volume d'affari sviluppa Surgital e in quanti paesi del mondo si trova? Allora, Surgital oggi svilupperà nel 2018 circa 75 milioni di euro e ci troviamo in 70 paesi nel mondo, con l'obiettivo di allargare sempre di più la nostra distribuzione. L'Italia per noi resta determinante, vogliamo e abbiamo la consapevolezza che in Italia ci sia ancora tanto spazio per la pasta fresca, ma ce n'è ovviamente tantissima anche nel mondo, e quindi per ora appunto 70 paesi, che è comunque un ottimo risultato. Direi dopo soli 38 anni. Chissà cosa direbbe la nonna vedendo poi tutti questi risultati. Guardi, io le dico che la nonna proprio all'epoca, nel 1980, ha contribuito. In che modo? Non aprendo il laboratorio, ma aiutando nel produrre i garganelli romagnoli fatti a mano. È un aneddoto bellissimo, perché si trovavano 7-8 signore a Sdore, allora si trovavano attorno a un tavolo tutti i giorni a produrre i garganelli per l'allora azienda che stava nascendo e che si stava sviluppando. Poi il signor Bacchini ha brevettato la macchina per la produzione dei garganelli e di lì dopo ovviamente abbiamo... L'azienda è iniziata a volare, abbiamo lasciato il mattarello e siamo passati alla produzione più industriale. Oggi al Cibus 2018 presentate certamente la gran parte dei vostri prodotti, ma anche e soprattutto una iniziativa dedicata al fuoricasa. Qual è? Parliamo del marchio Fior di Primi, è un marchio che ha compiuto 20 anni nel 2017. Ne andiamo molto fieri, perché per noi è un marchio che ha ancora tanto da dimostrare, ha un mercato pronto, un mercato, quello del fuoricasa, quello dei bar, dove il bar soprattutto negli ultimi 2-3 anni si sta evolvendo sempre di più, non sta diventando un ristorante, assolutamente no, ma comunque oltre, sì, oltre al panino, oltre all'insalata, offre comunque dei piatti anche un pochino più elaborati, e noi con Fior di Primi, avendo una buonissima qualità di questi prodotti, proponiamo che cosa? Delle soluzioni di impiattamento e di proposta anche al bar per chi appunto vuole pranzare in maniera molto veloce, ma comunque con gusto. E allora,
per chiunque si trovi dall'altra parte e desideri avere maggiori informazioni in merito a questo progetto, entrare in contatto con voi, pensare di fare una partnership di tipo commerciale. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per andare a entrare in contatto diretto con voi, con un responsabile commerciale o comunque solo con chiunque possa essere adatto alla circostanza? Allora, ci possono contattare andando ovviamente sul sito e trovando tutti gli indirizzi inerenti, le necessità che appunto di chi vuole mettersi in contatto con noi, oppure semplicemente scrivendo a mktg@surgital.it. Grazie Elena, salutiamo chi è dall'altra parte. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie, grazie a te. Io continuo per mostrare con telecamera e microfono altre novità qui al Cibus 2018, non prima di aver assaggiato ciò che è alle nostre spalle. Accetto l'invito molto molto volentieri. Elena, continuate a stare con noi. Noi torniamo tra pochissimo. Grazie Elena. Grazie a voi.